Cari amici, bentrovati. Abbiamo iniziato ormai il nuovo anno celebrando la grandezza di Maria, Madre di Dio, domenica scorsa. Oggi ci ritroviamo per celebrare il mistero dell'Epifania del Signore. E il santo e grande pontefice Paolo VI scrive che l'Epifania è la celebrazione della nostra accoglienza, della nostra adesione alla venuta del Signore fra noi. È la festa della fede. Ecco, Epifania del Signore, lo sappiamo, è manifestazione. Ma vorrei partire da un dato storico preso in considerazione da alcuni esegeti. Chi sono questi magi, così importanti da essere raffigurati sulla grande basilica costantiniana della Natività a Betlemme? E fu la fortuna di quella basilica perché, quando all'inizio del VII secolo i persiani vennero e distrussero la quasi totalità delle basiliche costantiniane esistenti a Gerusalemme, dinanzi all'immagine che ritraeva quei sapienti, quei personaggi con gli abiti della loro cultura, con gli abiti che li riportava al loro modo di vivere, si fermarono. Ancora oggi la Basilica di Betlemme è quella che ci riporta alle origini, al momento in cui lì la Chiesa ha riconosciuto la grandezza di Dio. E allora con i magi entriamo. Questi magi chi sono? Cosa fanno? Voi sapete che dopo l'esilio di Babilonia soltanto 3 tribù ritornarono nella Palestina: la tribù di Giuda, la tribù di Beniamino e la tribù di Levi. Le altre tribù diedero inizio a quella che da sempre è chiamata la diaspora, la dispersione del mondo ebraico nel mondo. E qualcuno arriva a dire che probabilmente questi magi sono alcuni che ormai sedimentati, abituati alle culture orientali, da buoni ebrei hanno però tenuto aperto il loro desiderio di Dio, le promesse della Scrittura che annunciano la venuta del Messia. E allora ascoltiamo questa pagina di Vangelo, seguendo i magi dentro la grotta di Betlemme e diventando anche noi, come loro, capaci di adorazione e di testimonianza. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino. E quando l'avete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono, ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva,
finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. La pagina che abbiamo poc'anzi ascoltato cerca una realtà molto precisa. Dov'è colui che è nato? Dov'è colui che è nato? Si cerca un bambino. Si è fatta strada per cercare questo bambino. C'è un desiderio, un'attesa che corre nei secoli, nella storia, e ha come punto di arrivo una grotta, con un bambino insieme a Maria sua madre, insieme a Giuseppe. E la ricerca di questi uomini si sviluppa, diventa una ricerca coinvolgente, mette in luce sia coloro che si mettono sul loro cammino, che si mettono in strada come loro, sia quanti invece decidono di rimanere fuori da questa ricerca. Ecco, forse qui dobbiamo chiarire una cosa. A questo mondo non c'è chi è religioso e chi non lo è. Non c'è neppure chi è laico e chi è cattolico. Sono tutti concetti molto ideologizzanti che non dicono mai la realtà delle cose. A questo mondo, semplicemente, c'è chi è aperto al dono di Dio e chi lo rifiuta. Evidentemente, quando si è aperti al dono di Dio, si arriva a scoprirne la grandezza, a riconoscere che Dio è grande. Che cosa fanno questi magi? Sono in cammino, hanno un desiderio che guida tutta la loro vita, hanno un'attesa che alimenta la loro speranza. Sono però capaci di arrivare a un discernimento. Dopo avere adorato quel bambino, sanno che è inutile andare ad annunciarlo a coloro che non si sono messi in cammino, che non hanno fatto neppure un passo per arrivare alla grotta di Betlemme. Ecco, anche questo ci dice una cosa molto importante. Non dobbiamo perdere tempo con chi ha il cuore indurito e con chi ha l'animo sopraffatto da tanta superficialità e banalità. Dobbiamo cercare strade da condividere, ma che hanno una meta precisa: una grotta, un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia, e che deve essere il motivo della nostra adorazione, della nostra testimonianza. Che cosa testimoniano di lui i magi? Testimoniano la sua grandezza, lui è il re, ecco perché portano l'oro. Testimoniano la sua divinità, ecco perché gli offrono l'incenso. Testimoniano il mistero della sua passione e morte per la salvezza di tutti gli uomini, ecco perché portano la mirra. Vogliamo allora anche noi seguire i magi, non fermarci dinanzi alla banalità, e vogliamo soprattutto testimoniare Cristo, unico salvatore di tutti gli uomini. È davanti a Lui ed è con la sua luce, con la sua grazia, che noi possiamo trasformare questo mondo smarrito, abbattuto, distratto, questo mondo che sembra essere senza pace, come lo era ai tempi in cui Gesù è nato. Buona festa dell'Epifania a tutti voi. Thank you.
Thank you.